Oh, salve ragazzi, tutto bene? Come va? Avete visto dove siamo? Su Injustice 2, raga. Injustice 2. Allora, c'è tanta roba da fare, però con voi voglio fare il gioco, voglio fare la campagna, la storia. Ho già fatto una parte, però la voglio rifare da capo, perché ho avuto un problema con il gameplay, con la registrazione, ovvero le prime parti praticamente mi hanno messo anche del copyright. Purtroppo sì, perché tra soundtrack, musica, ho cercato di abbassare il più possibile, se sentiva lo stesso. E vabbè. Dopodiché la registrazione andava a combattimenti lenti e ho scoperto che durante la registrazione facevo 4K su 4K, ovvero registravo con il 4K durante il gioco che era già in 4K, quindi i frame me li rallentava perché nello stesso tempo durante la registrazione andava in conflitto. Bene, nuova partita. E bene, livello medio, sì, sottotitoli sì, perché se non mi sentite, se non sentite, almeno leggete. Questa campagna è bellissima, raga. Porterò anche l'uno, però prima voglio portare il 2. Perché uno è tutto italiano e due è ignorantissimo. Da quanto tempo che non lo porto, raga? L'ultima volta che l'ho portato è stato quando avevo quella PlayStation 5, ma ragazzi, c'è una differenza disumana grafica, quella differenza tra PS4 e PC, versione PC, perché tu lo metti in una qualità disumana, c'è una differenza colossale, ragazzi. Madonna, che volo. È uno spettacolo sta trama, raga. Un picchiaduro che ha una trama ignorantissima. Ma dispiaciuto che questo Injustice 2 è un capolavoro. Mortal Kombat 11 non è un capolavoro. Cioè, ha perso. Cioè, manca tutto ciò che gli serviva a Mortal Kombat. Ma vabbè. Lasciamo stare, lasciamo stare. Vabbè. Lasciamo stare. Non posso dire nulla. Molto bello. Spero che non ho abbassato troppo, ma vi assicuro che prima si sentì anche un po' troppo forte quando ho fatto la registrazione, quindi ecco perché mi sono accusato di copyright e ho detto no, devo rimuovere tutto. E infatti così è stato. Ho dovuto ripetere la campagna, come vi ho detto. Quindi, non aspetta. Sì, se mi vedete sto facendo anche altre cose. In contemporanea. È bello rivedere la trama di Crypto, praticamente di Crypto Curio. Sì, la trama di Crypto di Superman, praticamente le origini. Sì, l'ha devastato. Le espressioni facciali sono meravigliose, come fate da. Fate voi bene, bene. City è distrutta, milioni di persone. Questo è solo l'inizio. Brainiac ha destabilizzato il nucleo del pianeta. Krypton non resisterà. Ma le tue ricerche. Non puoi fare nulla. Ecco perché siamo qui. Un'astronave. Stai lavorando a questo? Tuo zio Jor-El ha scoperto un pianeta abitabile dai Kryptoniani, lontano da Brainiac. Ha costruito un'astronave identica per tuo cugino Kal. Sono un bambino. Per questo dovrai proteggerlo e tramandargli il nostro sapere. Devo farlo io. E tu? No. No. Non voglio lasciarti. Ti prego, non costringermi.
Non posso venire con te, ma non sarai sola. Appartiene al casato di El, cara. Un baluardo di speranza. Non dimenticarlo. Non perdere mai la speranza. Cioè, il suo nome è Cara. Ora io, vai. Io penso che lo dice del tipo mia cara. Invece era il suo nome. Io non lo capivo. Molto bello come cosa. Bene, benvenuti a Injustice 2, raga. Allora, io cercherò di fare una lore che almeno i video, almeno 20 minuti, 30 minuti, non cercherò di andare oltre perché parla di picchiaduro. La mia lunga lotta contro il crimine mi ha insegnato una verità. Ogni criminale si considera un eroe. Valeva anche per Superman. Il Joker l'aveva drogato, l'aveva indotto a uccidere la moglie incinta, Lois, e a innescare la bomba che ha distrutto Metropolis. Quando Superman ha ucciso il Joker, ho compreso le sue motivazioni, come tutti. Ma superata quella linea, non si torna più indietro. A quel punto ha fissato un nuovo obiettivo per sé e la Justice League. Impedire i crimini prima che accadessero, a qualunque costo. Senza rendersi conto che le sue nobili intenzioni avrebbero condotto a una spietata tirannia. Per questo, da eroe, si è trasformato nella peggiore delle minacce. Praticamente questo spiega, ha fatto riassunto la trama del primo capitolo. I prigionieri di Arkham sono la peggior feccia. Li ucciderà Damien. Lo trovo giusto. Uccidere non è mai giusto. Superman non lo capisce. È tormentato. Gli serve tempo per superare il lutto. E se fosse successo a Gotham? Se il Joker avesse ucciso me, tuo figlio? Dimmi questa risposta. Sì, ricordate che Batman ha avuto tre Robin, tre Robin. Lui è il terzo. Non risponde, ci sta portando alla Batcaverna. Preparati all'espulsione. La cinematica comunque ha una buona audio e il gioco e il resto del gaming, che spero che non mi scatti il copyright. Cioè, la cinematica è la cinematica, ragazzi. Ecco qui. Guarda come parte. E ciao Robin, buonanotte. Damien è il vero figlio di Batman, comunque. Cyborg. Ti farò del male solo se costretto. Allora sarai costretto. I miei amici erano a Metropolis, Batman. Starfire, Beast Boy, tutti morti. Vogliamo assicurarci che non si ripeta. La collera è un tuo diritto, ma non è un assegno in bianco. E la Justice League non è una banda di assassini. Ecco qua, vedete, sentite come l'audio è cambiato drasticamente. Si vede proprio che non gioco da un pezzo, Sì, perché quando l'ho riprovato, praticamente ho testato il gaming più volte. Ho fatto giusto 3-4 partite, poi il resto tutto picchiaduro, però giusto per fare qualche cosa, per riabituarmi, però si vede che... Si vede che è molto arrugginito. Io lo sapevo che andavo. Si vede. Sono troppo più forte di te. No? No, dai, che noia. Volevo fare una cosa, ma non vediamo se riesco. Aia. No, volevo fare una cosa, Bella andata. Non è facile. La rabbia non basta. Fare il combo non è facile.
No, volevo schivarlo. Aia, bella. Special? Lo special lo so fare. Mamma mia, tocca a me però rischiare, cioè tocca a lui. Meraviglia, ce l'ho fatta. Ancora non lo capisci, ma Superman si sbaglia. Devi migliorare la planata. Comunque sto bene, se ti interessa. Prendiamo. Un classico. Ah, vabbè, dai. Aia. Ma però è la sicurezza. È la sicurezza. E che cazzo? Quindi non uccidi, ma i traumi cranici non ti disturbano. Proteggi la zona di carico. Via. Sei qui per aiutarmi? Sì, aiutare te e Clark a non commettere un tragico errore. Avremmo preferito evitarlo, ma il Joker ci ha costretti. Dopo Metropolis il mondo è cambiato e noi ci stiamo adeguando. Nel modo sbagliato. Pensavo che almeno tu avresti capito. Vedete, ancora un po'. Un po' lento è la mia impressione, vedete? Devo capire. Aia. Per Artemis! Aia, pensavo di prenderlo. No, comunque è un po' lentino ancora. Infatti questo è il primo video che e vediamo se. Aia. Aia, ha fatto male. E fa malizia. La cosa bella dei La cosa bella dei personaggi è che ogni personaggio con le loro interazioni. Bellissima. Mi sono salvato. Praticamente varia. Cioè, se uno è muscoloso, solleva un oggetto e lo alza in aria in maniera disumana. Altri invece no. Aia, ha preso male. Aia. Aia, preso malissimo. Tecnica è imperfetta. Più o meno, però mi stai menando tantissimo, quindi vuol dire che effettivamente c'è un problema. Presa. Allora. No, ma è tosta, eh. Cerchiamo di fare un livello a video, cioè ogni video si farà un livello, dipende quanto tempo dura il combattimento e quant'altro. Ma dai. Che cavolo, schivata. No, mi ha preso. Ahia, fatto male. Vedi, però la velocità c'è stata. Allora bene. Peccato che sono a rischio. Ecco perché non si deve pia o special degli avversari. È ovvio che riprovo. Si vede che sono fuori allenamento. Pensavo che almeno tu avresti capito. Più o meno. Guardate qua, aspetta. Non così. Non era questo. No, okay. Ecco, se l'avessi preso io, gli sbattevo la testa direttamente. Aia. Volevo fare una cosa, ma non è andato come volevo. Bellissima, adesso certe volte riesco a fare le combo meravigliose. Bene, sono bello. Non ho tempo da perdere. Ecco, visto com'è bello. No, mi ha preso.
Però ancora un po' lento i frame. Avete visto? Ancora i frame sono ancora un po' lenti. Mi hai sottovalutato. Ho voluto fare così perché così posso fare lo special, okay? Ha fatto scatto, preso. Visto? Così almeno la sconfiggo con stile. Per scatto di meno. Comunque ho scoperto che c'è un problema di RAM. Sì, praticamente le mie RAM non supporto troppo il 4K. Lui dov'è? Blocco C. Non puoi voltargli le spalle. Ha bisogno di te. Infatti sono qui. Qua è... No, comunque sì, devo farmi... ho 32 giga di RAM, raga, devo migliorare a 64, devo passare. Madonna. Dottore, cosa vogliono farci? Che fine faremo? Non mi muovo finché non mi spiegate che succede. Torna in fila. Voi quanto è incavolato Superman. Sto per dire Batman, però, giusto. Subito. Tutti fuori del tipo 2000. Tu non sei così, Clark. Questi detenuti sono irrecuperabili. Sono ladri, stupratori, assassini. Come il Joker. Il problema di chi lotta per la verità e la giustizia è una battaglia senza fine. E vuoi concluderla giustiziandoli? Prima il Joker, ora loro. Quando finirà? Quando non esisteranno più crimini. E la gente sarà libera dalla paura. Vogliamo la stessa cosa. Più o meno. Un tempo volevo uccidere l'assassino dei miei genitori. Avrei potuto. Ma so che loro sarebbero stati contrari. Come sarebbe contraria Lois. Non tirarla in ballo. Una granata solare rossa. Per indebolire i tuoi poteri. Devi fermarti. Elabora il lutto prima che sia troppo tardi. Davvero, Misty? Pensavo fossimo amici. Per questo devo fermarti. Allora, mo non si vede, ma lì ci sta... Se si gioca normalmente, là ci sta l'easter egg di due facce. Con lui non puoi giocare. Vediamo di fregarlo un po'. Quindi siediti. Ahia. Potrei fare anche una cosa che non ho fatto e lo potrei fare. Così. No, non è andata. L'ha schivata. Volevo fare una cosa bella scenica, ma non è andata come. Ahia, ma ha fatto. Ahia. Bravo, vai nel cesso. Ecco, volevo evitarlo. Voglio fare una cosa perché voglio farvelo vedere. Mai sei spacciato, Bruce. Voglio farvi vedere le interazioni. Poi c'è anche questa. Aia, volevo fare. Colpito. Bella, andata. Vittoria, se non mi fa anche lo special. Perché lo suo special è cattivissimo. Guarda chi c'è. Victor Zsasz, uno psicopatico. Quante donne hai ucciso? 121. 121.
Sembra incorreggibile. Robin, lascialo! Combatti gli amici, ma ignori il vero problema. Ti ho avvertito, figliolo. Figliolo? Non mi hai cresciuto tu, ma la Lega degli Assassini. Problema risolto. A chi tocca? Dannazione, Damien! Non varchiamo questa linea! Allora non farlo, Batman! La varcherò con Superman. Ok, sì. Robin è il suo questo è il suo vero figlio, Sì, perché ricordate che Robin ha... c'è Dick, che poi è diventato Ala della Notte. Poi ci sta... poi ci sta il secondo Robin che gli ha rubato pure la prima volta è stato adottato perché era un delinquente, era comunque un come posso dire, non è che un delinquente, era un po' ragazzino senza una casa, senza una famiglia, quindi sì, Batman proprio quei bambini orfani eccetera ce l'ha a cuore, insomma, quindi per quello. No, me l'ha fatto lui a me. Ok, maledetto. Ma ti permette, animale? Ecco. Scusa, figliolo, ma ti faccio volare. E praticamente questo. E poi c'è stato lui. Sì, perché poi Cappuccio Rosso se ne va. Se ne va. Perché non si sentiva libero tutto il resto. E poi arriva lui. Io non volevo. Codardo. Queste bestie ci hanno dichiarato guerra. Pensi di essere migliore di lui? Hai permesso al Joker di uccidere! Non sei riuscito a salvare Lois! Jason! Nessuno! Ora basta. Andiamo. Ma i detenuti? Non oggi. Ricordiamoci che questo è molto prima di quello che mo succede nella campagna vera, Cioè, perché questo è un po' l'anticipo di una situazione. Sembra il demonio, no? Cosa appunta, riferito con il demonio. Sono trascorsi anni dal crollo del regime. Vedi, anni. Superman è dietro le sbarre. Damien, mio figlio, è con lui. Ma non dobbiamo dimenticare perché li teniamo prigionieri. Dobbiamo restare vigili. Pensavo volesse rassicurare le persone, signor Wayne. Non è solo nella ricostruzione di Gotham e Metropolis. Ma se non otteniamo presto maggior sostegno... Non è per questo che paghi un'agenzia pubblicitaria, Lucius. È difficile convincere le persone a ripopolare una città se temono che qualcuno possa distruggerla di nuovo. Superman non uscirà mai, l'ho detto chiaramente. Ma Wonder Woman, Black Adam, Aquaman sono ancora là fuori, da qualche parte, liberi di agire indisturbati. So che ha costruito Brother Eye per vegliare su minacce simili, ma l'opinione pubblica lo ignora. Brother Eye deve restare segreto. I nostri nemici non possono combattere ciò che non conoscono. Beh, almeno segue i consigli elargiti a peso d'oro dall'agenzia pubblicitaria. E sarebbero? Vivere meno da Batman e più da playboy miliardario. Uscire in pubblico di giorno. E sorridere. Più o meno. I sondaggi indicano che il suo sorriso è rassicurante. Lui non sorride mai. È padre. E un'altra cosa. Bruce, cerchi di stringere nuove alleanze. Nessuno può vincere da solo. Neppure lei. Però i volti sono fatti benissimo. Cioè, io lo ripeterò sempre. Ecco. Come ingresso per gli ospiti non è granché. Dinah, Oliver, grazie per essere venuti. Per fortuna abbiamo la babysitter. Mo dice che questo è un video di prova, perché voglio vedere se non rischio né copyright stavolta e specialmente il mio bisnonno a costruire la prima metropolitana. Figurati. E ora... vabbè, dentro la nuova Batcaverna. È la nuova Batcaverna. E stavo dicendo, e quindi voglio vedere anche se le animazioni di combattimenti sono standard, normali, non
rallentati dai frame per copiare la registrazione, cioè, perché può essere pure colpa della RAM, eh? È una rete di sorveglianza, molto di più. È un sistema di comunicazioni che collega ogni satellite e server del pianeta. Segnala potenziali pericoli e ci guida verso il luogo in cui accadono. Servirà un genio per farlo funzionare. Non sarò certo un genio, ma ho un dottorato! Daina è il suo maritino! Venite da parecchio lontano! Da un altro mondo, ma è bello cambiare aria. Mi ha stupito la tua chiamata, Bruce. Sembra tutto sotto controllo. Qual è il problema? La caduta del regime ha creato delle falle nella sicurezza globale. Stiamo cercando di colmarle, ma la situazione è instabile. Siamo vulnerabili. Arlene, mostragli cosa hai trovato. Subito, Bats! E poi... Gorilla Grot, la nostra adorata scimmia parlante. Si è trovato una cricca di imbecilli. Li chiama... la società. Secondo la mia talpa a Gorilla City, Grodd progetta un grosso colpo, ma ignoriamo come, dove e quando. Un dettaglio lo conosciamo. Lo spaventapasseri invierà a Grodd un carico di gas della paura dalla palude del massacro. Un covo di zanzare. Per fortuna ho preso il repellente. Voi tre dovrete fermare il gas prima che arrivi a Grodd. Tu non vieni con noi? Non posso lasciare Gotham senza mettere in allarme la cittadinanza. Tranquillo, Bats. Con questa squadra in campo, cosa può andare storto? So che sono l'ultimo arrivato, ma Harley è affidabile. La morte del Joker l'ha cambiata completamente. O quasi. Freccia Verde è un po' così. Comunque... da notare, il costume di Harley Quinn è stata recitata proprio in Suicide Squad 2, quindi hanno preso proprio esempio il costume di Injustice 2. Fantastico, questa cosa l'ho scoperta a caso quando poi vedi Suicide Squad 2. Non possono darsi una mossa? Non voglio che Grodd mi stacchi la testa perché i tuoi ragazzi sono lenti. Non temere, Deadshot, saremo pronti per l'attacco di domani. Domani? Sì, è insolente. Eccola. Che piacere trovarti. Falli muovere. Vado a vedere che succede. Russo, da quanto tempo? Sei qui per togliere di mezzo questi ragazzacci? No, credo che lavora insieme. Ben cool. Sei con loro? Il tuo Bruce avrebbe dovuto mostrare più rispetto per il verde. Si è limitato a ricostruire le giungle d'asfalto di Gotham e Metropolis. Per quanto mi riguarda, non è molto diverso da Superman. Oh, ti sbagli di grosso se pensi che ai tuoi nuovi amici interessi qualcosa del verde. Grodd manterrà le sue promesse o sarà la mia prossima vittima. Oh, Rosso! Perché mi costringi? Ti porto via da qui, tesoro. Ricomponiamo la nostra coppia. Faremo strage di cuori. Andiamo, come una volta. Ai tempi ci divertivamo. Ma ora penso solo agli affari. Bene. Io la stoppo qui e vediamo come andrà a finire, perché voglio fare un test prima. Voglio vedere se mi accusa il copyright o no, perché già il primo video mi ha accusato di copyright e ho dovuto già ho detto vabbè, un copyright, il problema è che me l'ha fatto in tutti i video che ho registrato e allora no, quindi ho detto no, non è cosa. Mo vediamo ora come test. E se vedete dei cambiamenti, ovvero che è un po' più basso ancora l'audio, la musica, qualsiasi altro, o le cine riprese, cioè i filmati, allora è obbligatorio che devo abbassare ancora di più, ecco. o se rimane uguale vuol dire che non ci sono più problemi. Speriamo. Qui dal 38, passo e chiudo. Bella.